Grazie Luca, grazie agli organizzatori di questo festival, siamo molto contenti, sono molto contenta di essere qui oggi. Ringrazio anche chi ci ospita, Casa Cavazzini, che ha organizzato una mostra su Tina Modotti che spero avrò il tempo di vedere. I complimenti e i riconoscimenti di Luca in qualche modo sono uno sprone. Una sollecitazione a essere all'altezza dei complimenti e delle forme di riconoscimento che Luca ci riconosce. In effetti abbiamo lavorato insieme sia per convegni che per portare a frutto pubblicazioni di semiotica e spesso incrociato le nostre idee e teorie in modo fecondo. Dunque, mi piace cominciare con una frase di un grande filosofo che è Nelson Goodman. Nelson Goodman, in un saggio che si chiama Arte in teoria, Arte in azione, che dovrebbe essere anche pubblicato da Mimesis, che è stato curato da Paolo Fabbri per la casa editrice Etal di Milano. Poi sfortunatamente il direttore della casa editrice è scomparso e adesso probabilmente Luca Taddeo si incaricherà di ripubblicare questo bel saggio Arte in teoria, Arte in azione insieme a un altro volumetto di Nelson Goodman che è Riconcezioni in semiotica. Nel saggio Arte in teoria, Arte in azione Nelson Goodman ammette molto francamente che la scuola fa questa affermazione, la scuola ci ha insegnato a leggere e a scrivere, ma non ci ha insegnato a vedere. Mentre parlo è in corso un convegno a Firenze che fa il punto dello stato dell'arte sul calo della lettura oggi in Italia e soprattutto sul calo della pratica di lettura nelle scuole, quindi anche questo è un problema. Però Goodman pone l'accento proprio sulla difficoltà che c'è in generale nella cultura occidentale a insegnare e apprendere l'immagine. Cioè l'educazione all'immagine è in realtà molto poco praticata, è una sorta di terre vaghe. Come si fa a educare all'immagine? Come si fa ad apprendere l'immagine nella sua costitutiva autonomia di linguaggio? Allora, chiediamoci perché non ci sono corsi di insegnamento sull'immagine. In Occidente evidentemente deve aver pesato l'opposizione epistemologica che si fa a risalire, forse anche ingiustamente, a Platone, secondo cui l'immagine sarebbe il territorio, il campo della percezione, della finzione, dell'emozione, del giudizio estetico, contrapposto al campo, all'ambito dei fatti, della cognizione, dei ragionamenti inferenziali. C'è questa idea per cui sull'arte si può dir tutto, perché è il territorio dell'ispirazione, dell'intuizione, del tempo libero, mentre nella scienza si dimostra sulla base di osservazioni oggettive orientate verso un progresso tangibile. Allora, due estreme conseguenze di quello che Nelson Goodman chiama giustamente il nostro non senso comune. Da una parte si ritiene che l'arte è agli antipodi, sì, agli antipodi di qualsiasi analisi o programma educativo, essendo l'educazione in qualche modo nociva all'esperienza artistica. Si sente dire molto spesso che la descrizione, l'analisi distrugge il bello dell'arte. Lo abbiamo sentito dire anche spesso nei giornali, ma anche nella critica che si fa spesso alle mostre, c'è quest'idea per cui bisogna lasciare una certa vaghezza. Non descrivere troppo. Seconda conseguenza estrema di questo ragionamento, in fondo l'arte sì, serve a placare gli spiriti, a risolvere le tensioni sociali, ma francamente non serve a nulla, non ha alcuna utilità concreta.
Non si possono insegnare o apprendere i linguaggi dell'arte se non all'interno di una storia dell'arte. È un po' lo stesso ragionamento che si faceva stamattina sulla differenza fra storia della filosofia e pensiero dei filosofi attraverso la lettura dei testi filosofici. Non è la stessa cosa. C'è certamente una riflessione interna alla tradizione filosofica, ma bisogna leggere le opere, bisogna vedere, guardare le opere. Non si può prescindere dallo sguardo sulle opere e riservare unicamente la nostra attenzione ai movimenti di pensiero per come si sono sviluppati cronologicamente nel tempo. Allora, qual è il prezzo di questa rinuncia all'analisi? In casi, per esempio, come quello di Tina Modotti, dove certo si può avere consapevolezza, si può avere un registro chiarissimo degli spostamenti geografici, degli ambienti familiari dell'artista fra Friuli, San Francisco, Los Angeles, Messico, ma se si trascura di osservare quella che è la semantica e la retorica del dettaglio all'interno dell'opera, di gran parte dell'opera di Tina Modotti, e come questo dettaglio interpella lo spettatore, il senso del suo impegno artistico, prima ancora che politico e sociale, o politico e sociale proprio perché artistico, sfugge completamente, rimane oscuro. Guardate la messa in pagina di queste foto, il modo in cui la foto viene incassata all'interno di una costruzione che non è uguale a quella di altri fotografi. Ecco, se si prescinde dallo sguardo portato sull'immagine, sulla fotografia in sé, per come è stata pensata e agita dall'artista, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo sulla sua vicende biografiche, sulle influenze che ci sono state di carattere sociale e politico, però tutto sommato l'artista non arriveremo a incontrarla mai. Allora, proviamo a rileggere alcuni, per esempio, ecco, mi piace rileggere Tina Modotti a partire da questo fotogramma del documentario di Antti Eman e Arun Farocchi, Labor in a Single Shot, Eine Stellung zur Arbeit, che è Leone d'Oro alla Biennale Arte di Venezia, e che è un fotogramma ripreso da un documentario, però guardate anche qui la potenza del dettaglio. Cosa fa il dettaglio? Ingrandisce, rivela una entità sotto un altro formato ingigantito, e in questo senso, attraverso un aumento di formato, attribuisce valore. Curiosamente si possono comparare alcune opere di Tina Modotti, penso in particolare a questa, e il fotogramma di Farocchi e Eman, per il modo con cui in effetti hanno valorizzato il dettaglio, e solo in secondo luogo il lavoro, l'idea del lavoro come ars, come fatica ma anche dedizione nel saper fare. Quindi ci sono alcuni elementi che tra l'altro saltano all'occhio, che colpiscono la nostra percezione, ma che non riusciamo a spiegare. Allora ricorriamo ad altre spiegazioni, uscendo curiosamente, stranamente, da quella che è l'immagine in sé. Ora, questo tipo di lettura non è una delle lenti con cui guardare Tina Modotti, è la lente aggiustata a molta parte della sua opera, cioè è la lente più adeguata, più vicina al modo in cui Tina Modotti ha pensato l'opera. Credo che uno degli ostacoli maggiori a un'educazione visiva
in senso proprio, derivi da quel che intendiamo comunemente per conoscenza. Se per conoscenza intendiamo l'apprendimento e la memorizzazione di dati, in effetti l'immagine in sé ha poco valore. Se i fini dell'opera d'arte sono stimolare la creatività e infondere il genio, di nuovo l'immagine ha poco valore. Ma se si tratta, come pensava Goodman, l'arte e la scienza con mezzi e vie diversi, di migliorare la comprensione e la produzione dei mondi in cui viviamo, con opere in grado di articolare e di riorganizzare la nostra esperienza, allora forse la cosa cambia. Cioè, certamente dipende da quello che ciascuno di noi intende per conoscenza. Oggi però è un dato di fatto che, da un lato, le nuove tecnologie che favoriscono lo studio del dettaglio, questo per esempio è il massimo del dettaglio cui potete arrivare da Google Art Project, della scena dell'Inquisizione di Goya. Allora, la lente delle nuove tecnologie ci consente di fare delle curiose scoperte, che per esempio nell'immagine è nascosta, nell'opera è nascosta una figura che su un manuale o a una lettura superficiale noi non riusciamo a cogliere. Quindi, da una parte le nuove tecnologie con lo studio del dettaglio che ci consentono di fare, dall'altra i percorsi pedagogici nei musei, istituzioni che secondo Goodman sono preposte a curare la cecità. Quindi ci troviamo in una sede espositiva. Per Goodman i musei sono i primi luoghi che curano la nostra cecità. Ora, da una parte le nuove tecnologie, dall'altra i programmi educativi nei musei sembrano andare in questa direzione, cioè sembrano recuperare l'importanza di una lettura dell'immagine in sé, a prescindere dalla storia in cui la storia dell'arte, quindi la storia degli autori in cui questa immagine si trova inserita. Non dico che non sia importante, però credo che bisogna anche un po' recuperare questa nostra capacità di lettura. A livello della produzione, oggi, internet e le nuove apparecchiature di screening hanno aumentato vertiginosamente il numero di immagini in tutti gli ambiti, a scopo sia diagnostico che prognostico. Penso all'economia, all'uso che si fa nell'economia delle immagini, la politica, la fisica, la medicina, quindi la criminologia, la pratica bellica. C'è un uso vertiginoso, c'è un uso crescente di immagini. Quando però si va a guardare a come è corrisposta questa produzione sul piano dell'interpretazione, sul piano dei discorsi che si fanno su queste immagini, allora riaffiora il concetto della società dei simulacri, che siamo bombardati dalle immagini, siamo sovraesposti e la comprensione di quelle immagini rimane implicita. Cosa facciamo? Ci affidiamo a specialisti e a esperti, pendendo dalle loro opinioni. È chiaro che si sono moltiplicati oggi gli approcci allo studio delle immagini. Oltre alla storia e alla teoria dell'arte, sapete che sono nati i visual studies, c'è la neuroestetica che si occupa di immagini, la psicologia, la filosofia. E anche in questo caso, appunto, trattano continuamente il problema. La storia, per esempio, Carlo Ginzburg ha appena pubblicato per Il Mulino un libro interamente dedicato. Per Adelphi, un libro interamente dedicato alla questione delle immagini. Nessuno di questi, però, di queste discipline offre strumenti di descrizione scientifica, quindi ancora una volta noi andiamo lì per leggere l'opinione dell'esperto, tutto sommato, e strumenti di descrizione adeguati all'immagine. In questo modo il lettore comune resta sostanzialmente
passivo, o almeno questa è l'impressione che abbiamo, cioè non abbiamo un metodo di lettura condiviso, degli strumenti, delle categorie che ci consentono di andare di fronte all'immagine e poterla in qualche modo analizzare e poi riarticolare. È un problema che si pone tanto nelle arti come anche nelle scienze e nella comunicazione in genere. Per esempio nelle scienze naturali, proprio perché mancano strumenti di descrizione e dunque di valutazione, c'è un uso spesso smodato e privo di giustezza del visivo, tanto che si parla di techno-kitsch, cioè si è sviluppata un'estetica che ha preso il nome di techno-kitsch proprio a indicare questa manipolazione spesso sì, falsificata, spesso anche appunto eccessiva nella sua resa. Un fisico come Jean-Marc Lévy-Leblond invoca allora una critica dell'attività scientifica, cioè dice: esiste una critica della letteratura, una critica dell'arte, c'è bisogno di una critica urge una critica dell'attività scientifica. In questo bel libro, La Science Nepal Art, anche qui c'è un progetto di pubblicazione con il nostro vulcanico Luca Taddio. Dunque, è molto interessante perché è un fisico che si mette a descrivere delle sculture. Considera scienza e arte come territori costitutivamente differenti. Quindi non fa la confusione fra i due, non crede che ci sia, come alcuni pensano, un'unica possibile interpretazione della scienza e dell'arte, no, tiene i territori, a mio modo di vedere, giustamente separati, però vede nell'arte una sorta di la chiama così, epistemologia concreta, cioè dice Lévy-Leblond, io vedo all'opera in un progetto artistico importanti modi di pensiero che la fisica non sa configurare, dei modi di pensiero concreti vicino all'esperienza che io nella mia scienza non trovo. Pensa che si possano vedere nozioni e idee altrimenti che con la formula matematica del fisico o che con il testo argomentativo del filosofo. Si può cioè pensare attraverso l'immagine. Dice Lévy-Leblond, l'arte fa un movimento di disastrazione, porta a ritrovare lo spessore del mondo che la scienza, per regole sue e necessità sue, appiattisce. Infatti, dice Lévy-Leblond, il fisico dimentica troppo spesso che alcuni termini impiegati nella meccanica, in realtà parole quali peso, tensione, forza, prima di diventare nomenclature dentro nomenclature di elementi dentro formule, provengono dalla lingua comune e designano esperienze sensibili. Fa l'esempio della forza nella legge di Newton, F uguale appunto massa per accelerazione. Qui dice il peso, il concetto di peso, la tensione, non sono esseri matematici eterei, ma sono spinte, scontri, sfide e minacce. Ora, ovviamente la scienza deve fare astrazione da questo tipo di esperienza più sensibile, più concreta, però giustamente suggerisce Lévy-Leblond, non dimentichiamo che c'è una base comune, non dimentichiamo che queste formule nascono sempre nel mondo che tutti condividiamo. L'incontro, sostiene, fra arte e scienza riesce a trasformare entrambi i domini, quindi l'arte si trasforma attraverso la scienza e viceversa, al punto che vale la pena scambiare i percorsi, e cioè si può vedere nell'arte un mezzo per comprendere e trasformare il mondo. Arriva alle stesse conclusioni di Goodman, se vogliamo. E nella scienza, viceversa, un modo per immaginare e contemplare il mondo.
Allora fa per esempio alcune riflessioni su degli artisti che sceglie in particolare. Vede per esempio nel Geometrè di François Morellet dei procedimenti vede in gioco dei procedimenti di astrazione e strutturazione. Dal dato naturale, quindi lo stelo della pianta, a elementi di una struttura. Anche qui trova il collegamento quindi fra la natura e come la natura si trasforma nell'astrazione. Poi la proiezione, per esempio, un altro procedimento scientifico. E fra le forze, per esempio, vede rimane molto impressionato, per esempio, dal pensiero sull'appeso e sulla tensione che riscontra in un artista come Giovanni Anselmo. Sull'elasticità, che cos'è l'elasticità dei corpi? Allora, Jean-Marc Levi-Leblond dice: io vedo Giovanni Anselmo e mi rendo conto, ritorno a capire che cos'è l'elasticità, ma non nei termini della scienza, della fisica, ma nei termini dell'esperienza concreta per come io la vivo tutti i giorni. La gravità, per esempio, attraverso la pittura, quindi la forza di gravità, è resa dalla pittura che scola. La velocità, questo è un adesivo che Piotr Kowalski ha realizzato, che ciascuno di noi appunto è distribuito, sapete come fanno gli artisti, no? L'arte è un bene comune e questo adesivo noi possiamo metterlo sul nostro tavolo, possiamo mettercelo addosso e ricordare che ci muovíamo alla velocità di 29 km al secondo, non dimenticando quindi che siamo tutti all'interno di un sistema che si muove con quella velocità. Ovviamente non ci facciamo più caso, questa è la questione. Allora, anche nell'ambito della comunicazione c'è molto disagio nello spiegare le immagini. Porto l'esempio, questo è l'equilibrio di Brigitte Nahon, è ancora da Levi-Leblond. Allora, porto un esempio che ho già discusso una settimana fa a una conferenza a Lecce. E, allora, la foto di Paolo mi perdonerà perché l'ha già sentito. Dunque, è la foto che ha tanto fatto discutere di Aylan, cioè del bambino siriano. Morto insieme al fratello, insieme con altri profughi, nel tentativo di raggiungere la Grecia. Allora, chiaramente si è scatenato un dibattito molto acceso sulla guerra siriana, sulla questione dei profughi, e pare che l'immagine abbia ammorbidito la linea politica di Cameron sull'immigrazione quando Cameron l'ha vista. Questo è il modo in cui l'immagine appunto si è diffusa, è stata pubblicata nei quotidiani di tutto il mondo, il fotografo, il reporter è Niloufer Demir. Ovviamente ci si è interrogati sull'eticità legata a pubblicazioni di questo tipo e sugli effetti negativi che immagini di questo tipo possono portare, per esempio strumentalizzazioni di carattere politico. Allora, nei nostri quotidiani l'immagine è uscita nelle copertine della stampa e del manifesto, con dei titoli anche a effetto. Poi subito dopo Libero cosa ha fatto? Ha integrato la copertina del manifesto e ha strumentalizzato la faccenda per appunto fini di politica interna. Proprio mentre nel frattempo i social media rendevano l'uso di questa foto virale, quindi si diffondeva a macchia d'olio, adesso anche lo vedremo e anche in che modo, attraverso internet. Quindi lo scatto, questo tipo di scatto, è diventato già quello che chiamiamo un'icona. Quali sono state le reazioni?
alla vista di questa immagine. Attiro la vostra attenzione su un articolo uscito su un sito, in un magazine online italiano che si chiama Analisi Difesa e che si occupa di difesa, industria e tematiche militari e riunisce giuristi, storici, alti rappresentanti delle forze armate interessati comunemente a poter discutere, se non altro, delle immagini politiche che i giornali diffondono. Allora, mi è molto piaciuto, e ve lo leggo, il tipo di ragionamento che compare nell'editoriale di questo magazine. Allora, loro si chiedono perché, dopo tanti orrori che abbiamo visto in Siria, tramite foto e video raccapriccianti, perché dopo tante immagini ignorate sulle vittime del Mediterraneo, anche bambini, proprio solo Aylan ha provocato una reazione mondiale? Risposta che danno loro: la mente umana è strana. Può rimanere totalmente insensibile di fronte a tonnellate di immagini di massacri, decapitazioni, morti per fame, stermini, ma infiammarsi per un singolo corpo vestito, puntualizzano, su una spiaggia. Altra risposta: è ancora più difficile capire i meccanismi dell'emotività quando le sensazioni sono amplificate da media e social media. Ci sono sempre immagini che hanno bucato lo schermo e sono entrate a far parte dell'immaginario collettivo. La foto del corpo di Aylan evidentemente è una di queste. Allora, cosa rivela l'editoriale di questo magazine? Che si tratta di non specialisti? No, semplicemente che abbiamo pochi strumenti di lettura delle immagini e che molte volte ci rifugiamo dentro spiegazioni anche un po', se vogliamo, bizzarre, quindi i nostri meccanismi interni, l'emotività, perché effettivamente abbiamo poche ragioni per spiegare l'immagine. Così però evidentemente non ne usciremo mai. Allora, la differenza che può fare la semiotica rispetto ad altri approcci all'immagine è quello di poter fornire un metodo di descrizione. La semiotica ha una sua teoria, una sua epistemologia, ma può offrire soprattutto alcuni strumenti di lettura. Allora, una cosa molto interessante è che Goodman, per esempio, fra le competenze specifiche che indicava per la lettura delle immagini, sottolineava queste: bisogna attivare processi di discriminazione e di interrelazione, quindi bisogna comunque discriminare all'interno delle immagini e quindi distinguere, ma anche interrelare. Poi discernere analogie e contrasti, quindi fare un doppio lavoro di reperimento di rime, come nella poesia, e di differenze. Scoprire schemi nascosti. Riconsiderare continuamente il discorso alla ricerca della correttezza, quindi non limitarsi alle prime impressioni, ma è veramente fondamentale il rapporto fra verbale e visivo, cioè è chiaro che noi possiamo esprimerlo con una danza o con un'altra immagine, ora lo vedremo, però più solitamente tentiamo di articolare un discorso, di fare un ekphrasis, per esempio, sulla immagine. Allora, la ricerca della correttezza: stimolare un interesse profondo e costante per le connessioni fra arti e idee. Ora, Goodman è un filosofo, però noi l'abbiamo ritenuto interessante perché pensa, in qualche modo, troviamo alcuni elementi in comune, pensa per differenze, per esempio, per analogie e differenze, questo per una certa semiotica, per la semiotica strutturalista, è fondamentale. Cioè, la semiotica strutturalista è nata proprio portando, cioè, avendo al suo fondamento l'idea che tutti percepiamo differenze.
che il nostro pensiero è un pensiero per differenze. Si può essere d'accordo con le critiche mosse allo strutturalismo, ma questo modello, a mio avviso, rimane comunque efficace e validissimo, soprattutto oggi che molte argomentazioni, molte esperienze si fanno attraverso mappe, diagrammi, configurazioni spaziali, cioè vere e proprie strutture. In effetti, qualsiasi oggetto, qualsiasi entità presuppone ed è generata da una differenza, cioè da una relazione in negativo con un'altra entità. Non esiste e non ha senso singolarmente. Allora, per esempio, stamattina si citava il problema dell'identità in filosofia. Per un semiologo è impossibile arrivare alla definizione o anche solo interrogarsi sul problema dell'identità se non si parte dall'alterità, cioè gli altri popoli sono fondamentali per comprendere noi stessi, anzi proprio l'identità si definisce a partire dalla cultura altra. Noi occidentali ci definiamo a partire dalla Cina, dal Giappone. François Julien su questo ha scritto moltissimo. Allora, guardiamo, adesso arrivo alla foto, ma ancora sulla struttura, cioè sull'importanza del modello strutturale. Che cos'è questo modello strutturale? È una sorta di spazio soggiacente a qualsiasi manifestazione quotidiana, uno spazio di movimenti che fa essere il senso un effetto di posizioni e di relazioni, un effetto di punti di vista orientanti, non di significanti intrinseci o fissi. Pensiamo al gioco del calcio, a qualsiasi tipo di partita nello sport. Lì è il pallone che è un tracciatore di relazioni, c'è una struttura soggiacente alla partita in movimento, non è statica, che può essere ricostruita vedendo quelli che sono i movimenti in corso, le relazioni fra i giocatori, i punti di vista reciproci, soprattutto posizioni in movimento. Allora, sono delle dinamiche dell'agire quotidiano sommerse. Qual è il vantaggio di questo modello? Allora, la struttura, questo tipo di struttura è già nel reale, cioè non è un discorso in astratto che facciamo noi indipendentemente da come il mondo si manifesta. Ricostruire questa struttura soggiacente ai fenomeni ci dà il vantaggio di una presa sensibile sul mondo, cioè mette il senso, dice Paolo spesso, in condizioni di significare. La struttura, quindi l'individuazione di questa struttura nascosta, di questi schemi nascosti, ci dà la capacità di riconoscere appunto processi di significazione. Quindi di fare un'analisi empirica del senso. Noi piace dire che operiamo su testi. Questa immagine è un testo, cioè testo non come testo letterario, testo vuol dire tessuto di relazioni. Allora, ad una prima, appunto, la nostra percezione che è, implica anche degli schemi comuni, è messa alla prova nel momento in cui, per esempio, il nostro metodo descrittivo suggerisce questo, partiamo da una sorta di cornice dell'immagine, materiale o immateriale, in questo caso immateriale, comunque è quel bordo che separa l'immagine da tutto ciò che sta attorno all'immagine. Poi si andrà chiaramente a studiare l'immagine all'interno del design, dell'informazione che l'ha inglobata, però c'è questo bordo che ci consente di poter isolare lo spazio dell'immagine e a partire da questo bordo tracciare degli assi. Cosa serve tracciare gli assi? Delimitare le aree, capire come è stato organizzato quello spazio. Se tracciamo gli assi,
cominciamo a andare verso quello schema soggiacente che è la struttura dell'immagine. E allora ad accorgerci, per esempio, che l'immagine molto chiaramente mette in scena una posizione alto, posizione basso, che corrisponde a cielo, mare, che corrisponde a due modalità della, dell'essere, che sono il movimento e la stasi. Questa griglia, topologica è poi anche sovradeterminata rispetto delle categorie interne, cioè ogni immagine, il linguaggio visivo, ha le categorie eidetiche, cioè la forma, molto semplicemente, luministiche, la luce, cromatiche, i colori, e testura, testurali, la testura, la materia, l'effetto di materia. Allora, per esempio, si noterà che a livello dei colori c'è una rima fra il blu del mare e il blu più acceso del pantaloncino, fra il rosso della terra e il rosso acceso della maglietta. Domanda: è voluto? No, ovviamente no, ma è quello che ci fa, che ci attrae verso l'immagine, che ci commuove. A livello delle luci, il lustro, cioè la qualità radente delle onde increspate, contrasta con il lumen del riflesso dei capelli, e ancora una volta porta a vedere una differenza fra mobile e inerte. Ma soprattutto campo e sfondo della fotografia funzionano perché sono articolati con un punto di fuga prospettico nella foto, sul piano della rappresentazione, all'altezza della vita del bambino, però già oltre, e un punto di vista, che è il nostro, cioè dove ci situa l'immagine, dove ci costringe a stare, non lateralmente, siamo in centro rispetto all'immagine, siamo costretti a una visione dal basso e soprattutto una visione estremamente ravvicinata. Noi siamo chiamati dall'immagine a essere chini nella direzione del bambino, e a quel punto, da questa posizione, sentiamo la gravità del corpo prono. Il corpo, tra l'altro, è orizzontale, come la distesa del mare, la spiaggia, rispetto alla nostra postura verticale, solitamente associata all'attività. Quindi ci sono molti elementi nell'immagine che ci piace questa cosa, commuovono, perché cosa vuol dire? Che in qualche modo stimolano la nostra percezione, ma hanno anche una forte incidenza sulle nostre cognizioni. Allora, se poi la forza dello sguardo, della posizione frontale, da sempre nella storia dell'arte è associata alla una possibilità di uno sguardo che ci interpella, all'apostrofe dell'immagine, è chiaro che una posizione di spalle fa tutto il contrario, cioè realizza un'antistrofe, e si presenta non più come io rispetto a un tu osservatore, ma come un esso, essa, con cui non possiamo più interagire. Allora, chiudo accanto al pensiero per differenze. Un'altra indicazione della semiotica strutturalista è quella dell'andirivieni fra teoria e pratica, cioè noi non abbiamo degli strumenti a priori che schiacciamo sulle immagini, ma dipende dall'oggetto di fronte al quale ci troviamo, e quell'oggetto di analisi deve poter arricchire, potenziare il metodo e lo sfondo teorico di partenza. Ora, se si va a guardare, se si esamina bene il caso della fotografia di Aylan, ci si accorge che silenziosamente, collettivamente, ha dato vita in forma anonima e collettiva a un'incredibile varietà di reframe e di rimaneggiamenti. Basta fare Aylan
su Google e immediatamente vi trovate di fronte a una serie di immagini che hanno riposizionato, risemantizzato la fotografia di partenza. Alcuni appunto rivelando moti di adesione, altri come in questo caso di protesta, di provocazione. Guardate per esempio su Charlie Hebdo come è stata ritrattata l'immagine, con la solita ironia che li anche appunto rischiosa, sappiamo appunto adesso fino a che punto, che li caratterizza. Questo tipo di attività ha caratterizzato non solo la foto in sé, ma ha riguardato lo spazio dell'evento, con pratiche di embodiment o di monumentalizzazione collettiva. Si è arrivati perfino a fare una scultura, alcuni bambini hanno costruito una scultura di Aylan sulla stessa spiaggia. Come si spiegano queste pratiche? Credo che a fianco di teorie che devono poter descrivere le immagini per poterle correttamente interpretare, emergono oggi moti di interpretazione sotto forma di altre immagini o di operazioni che rimediano, come dicono Bolter e Grusin, curano, rifanno, rienunciano eventi condensati in immagini, o che in termini narrativi sanzionano gli eventi dimostrando di averli sensibilmente incorporati. Ci sono forse oggi meno discorsi teorici e più interpretazioni visibili in questo senso. Allora, la mia domanda è, con questo chiudo, è passivo il lettore comune o l'intellettuale? Ad ogni modo credo che valga la pena di cominciare un lavoro sulla fenomenologia della fruizione, cioè su come c'è una certa efficacia dell'opera ci colpisca a tal punto da cominciare ad agire anche noi. Ecco, grazie. Grazie a Tiziana Migliore. Paolo Fabri, classe del 39, ahimè gli anni passano per tutti, però lui li porta benissimo. Per me prima. Si forma a Firenze, poi a Parigi, lì frequenta corsi di Roland Barthes, Goldman, Guy Maas, che poi rimarranno comunque dei riferimenti con i quali tu continuerai a lavorare, a dialogare. Ritorna in Italia, qui lavora assieme a Umberto Eco. Nel 1970 sta a Urbino, dove fonda il Centro Internazionale di Semiottica e Linguistica. Dal 77 al 2002 lavora a Bologna al DAMS, dal 2003 al 2009 allo IUAV di Venezia. Ha insegnato anche per parecchio tempo in molti prestigiosi atenei, come dicevo prima, anche all'estero, in Francia, in Spagna, ma anche in Sud America. Naturalmente, come è noto, ha vinto anche molti premi, molte le sue pubblicazioni, ne ricordo almeno uno, La svolta semiottica, pubblicato nel 98, però poi anche ripubblicato nel 2003 recentemente. Numerose anche le curatele di grandissimi autori, dei classici come René Thom, cito anche una curatela recente di un autore con i quali entrambi facciamo i conti da alcuni anni, un suo caro amico, François Julien. Mi permetto di anche citare, so che non è molto elegante, ma è da editore, insomma, Paolo dirige, co-dirige una collana, ne dirige più di una, ma segnalo la nostra, quella qua, insomma, la principale, insegna con Mimesis e con il comune amico Gianfranco Marrone. Io pensavo che veramente, devo ammetterlo qui di fronte a tutti pubblicamente, che la semiottica anni fa fosse una disciplina morta, che non avesse più nulla da dire. Mi sbagliavo e Paolo mi ha spiegato che io, grazie proprio a Paolo, sbagliavo e che in realtà mi ha mostrato essere una scienza che gode di ottima forma. La parola a Paolo Fabri. Grazie. Sei molto gentile.
Allora, io so che molti di voi, dopo la lettura che ha fatto Tiziana, avrebbero voglia anche di intervenire, perché è vero che le immagini invogliano molto a intervenire. E per buone ragioni, perché noi vediamo che c'è un significato articolabile e che ci sentiamo di articolarlo. Cioè, immagini dipendono anche dal tipo di domande che gli vengono fatte, anzi hanno un senso solo perché qualcuno gli fa delle domande. Quindi non vi preoccupate, chi di voi ha qualche dubbio e certamente qualche osservazione da fare, la possiamo fare senza alcuna difficoltà dopo. Allora, io volevo riprendere un punto che mi sembra particolarmente importante. Tanto le osservazioni che ha fatto subito Luca adesso mi spingono a dare una definizione molto semplice della semiotica. Semiotica è una disciplina che si interessa della significazione, cioè com'è che noi attribuiamo significazioni. Ma non solo come le attribuiamo, ma per come le distruggiamo, cioè semiotica può interessarsi delle immagini, quanto significano, ma può interessarsi per esempio dell'iconoclastia, cioè com'è che noi distruggiamo immagini, perché dal modo con cui le valorizziamo, dal modo con cui le distruggiamo, riveliamo per esempio qual è la carica di valore che hanno le immagini. Quindi mi pare che sia comunque interessante questo fatto. Noi non ci interessiamo dei segni in generale, che sappiamo benissimo che un segno espresso linguisticamente non è la stessa cosa di un segno espresso visivamente, la banalità terribile, la differenza di sostanza espressiva è chiarissima. Il problema è che tuttavia noi pensiamo in termini di ma cosa significa? E la significazione per noi è articolata, cioè che il senso è articolato, molto banalmente, nel linguaggio quotidiano sapete bene che usate l'attivo e il passivo, che usate il maschile e il femminile, cioè i generi, eccetera, e che usate le interrogative e le affermative. Quindi ci sono, come vedete, modi di articolazione del senso. Con noi la semiotica si interessa della modalità con cui il senso viene articolato. E per quanto riguarda le immagini, ha un'ipotesi che mi sembra forte, ma sulla quale voi probabilmente siete a conoscenza, ed è il fatto che, diciamo, da tempo, senza dubbio, ma diciamo per noi, visto che tanto è il suo centenario di Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure ha detto, linguista di formazione, una cosa che noi consideriamo importante: il linguaggio sono segni, cioè sono sostanze espressive che trasmettono dei significati, cioè significanti che trasmettono significati. Dicendo che il linguaggio è un sistema di segni, Saussure ci ha liberato dall'idea di una differenza irresistibile tra il fonico e il visivo, e ci ha aiutato a pensare che è possibile pensare segni visivi. Pensate a un gesto, è un segno visivo. Pensate a uno scritto, è un segno visivo. Ci aiuta ai segni visivi e alla conoscenza di segni non visivi, per esempio uditivi, la musica, eccetera, eccetera. È un notevole passo in avanti, perché permette, per una volta tanto, un confronto rigoroso sui primi della significazione, e dall'altra parte, che è la cosa più importante, ci permette di pensare una traducibilità non tra lingua e lingua, ma traducibilità tra forme di comunicazione che chiameremo lingue in generale, lingue nel senso che trasmettono significati visivi e non visivi. Quindi il problema che ci interessa è la traducibilità di principio tra sistemi di segni visivi e non visivi. Ecco, questo è un po' la base della riflessione semiotica, senza il quale, vi dico la verità, non ci sarebbe possibilità di avvicinarsi. Avremo da una parte l'immagine, dall'altra parte i discorsi, e poi ci domanderemo come mai questa immagine e questi discorsi possono essere pensati insieme, costruiti insieme. Dette queste banalità fondamentali, l'idea cioè che segni di diversa sostanza espressiva possono trasmettere significati comuni o diverse, e quindi sono suscettibili di una trasducibilità di principio, passiamo ai nostri problemi. I nostri problemi sono questi.
vorrei riprendere quello che ha detto Tiziano, d'altra parte ci siamo messi d'accordo per questo, cioè questa indicazione preziosa che ci dà Lévi-Leblanc. Lévi-Leblanc è un, abbiamo già detto il suo libro, è un eccellente fisico specializzato nell'analisi quantistica. È lui che ha dato alcune versioni tra le più hard di questo, come sapete, non facile mondo del sistema dei quanti, che irritava persino Einstein, come sapete. Bene, Lévi-Leblanc però è un uomo di grande cultura, cosa non comune fra gli scienziati. Voi lo sapete, gli scienziati lavorano nella produzione del loro lavoro, non credono molto rilevante il problema di avere una cultura generale. Lévi-Leblanc è un tipo divertente che ha studiato, per esempio, il modo con cui Galileo ha creato una mappa molto accurata dell'inferno di Dante, cosa che non è ovvia nel caso di Galileo. E l'idea interessante era come ha fatto, come ha ricostruito. Sapete che Galileo ha anche calcolato l'altezza esatta di Lucifero nell'inferno di Dante. Se siete interessati ne parliamo dopo. Quello che mi interessa di più è che Lévi-Leblanc ha una posizione che mi sembra forte e che mi sembra utile oggi e che vorrei con voi sviluppare, e che è la seguente. Oggi c'è una tendenza, proprio per la enorme quantità di immagini che produce oggi la nostra cultura, a una specie di confusione generalizzata tra arti e scienze. Si dice che da una parte l'arte produce conoscenza, che è una banalità, dall'altra parte che la scienza ha una sua bellezza, una sua estetica. Anche lì temo che sia un'altra banalità. Allora vorrei affrontare questi luoghi comuni, perché voi sapete che se c'è una cosa terribile, terribile, come sapete, sono i luoghi comuni. Perché lo so che il discorso quotidiano è un discorso fondamentale per pensare le scienze, eccetera, però i luoghi comuni si stabilizzano e per muoverli ci vuole parecchio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a dare qualche indicazione. Io sono fermamente convinto che accentuare la differenza fra arti e scienze senza confusionismi permette di capirli meglio, ma per il principio che è stato raccontato prima da Tiziano, molto lucidamente, che noi pensiamo per differenze. Pensiamo cioè che non esiste una ontologia essenzialista, che le ontologie sono, per così dire, gli esiti di un arresto su che cosa? Su delle messe in relazione. L'ontologia è un arresto di relazioni che non racconta come si è costituita. Noi vorremmo semplicemente mostrare prima come si è costituita e poi come funziona. Allora, quello che ci interessa adesso, allora, è vedere come l'arte e la scienza prendono valore reciprocamente proprio per la loro differenza, proprio per il fatto che non vanno confuse l'una con l'altra. Guardate, quest'idea che c'è, naturalmente voi sapete, si può moltiplicare l'omogeneità o moltiplicare le differenze. Dico solo che per l'intelligibilità è bene moltiplicare. Volete un esempio molto semplice? La creazione nella nostra tradizione religiosa, voi sapete molto bene che è per differenziazione successiva che si dà senso al mondo. All'inizio c'è grande confusione e alla fine c'è un gentiluomo che dà il nome a tutte le cose, eccetera, eccetera. Cioè è la differenza, la articolazione, la gerarchia degli elementi che ci interessa. Allora, cominciamo a partire da quest'idea che queste differenze tra scienza e arte non sono affatto radicali ontologicamente, al contrario, permettono passaggi, passerelle, però queste passerelle possono essere create, sono molto difficili da creare e vedrete che alcune passerelle sono cattive, altre no. Ecco, da questo punto di vista credo utile il nostro lavoro. Allora, facciamo un'osservazione molto banale su questo problema delle immagini, perché oggi parliamo delle immagini a proposito della relazione arte-scienza. Pensate all'Ottocento e pensate al modo con cui si esprimevano gli scienziati nell'Ottocento.
era rispetto ad oggi molto più astratto. I diagrammi, pensate ai diagrammi di Venn con cui ci hanno educato fin da bambini, gli scienziati o con la fotografia, che è subito acquisita ma con grande difficoltà, e dall'altra parte l'idea fondamentale era una cultura del diagramma, una cultura diagrammatica. Guardate che il diagramma è un'immagine, molto semplicemente, solo che è un'immagine ad un grado di astrazione calcolata con una selezione di parametri su cui non vorremmo tornare. Guardate che curiosamente anche l'arte nell'Ottocento, dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento, è stata altamente astratta. Cioè l'astrazione era caratteristica sia del discorso scientifico sia del discorso artistico. Quindi esistono delle covariazioni. La variazione è anche oggi, perché con l'enorme possibilità di rappresentazione e di raffigurazione, non sono la stessa cosa, noi ci troviamo oggi davanti a un caso straordinario, cioè un incremento straordinario di immagini non solo diagrammatiche, ma largamente, tra virgolette, permettetemi, mimetiche. E dall'altra parte questo succede nelle scienze. Le scienze non hanno mai dato tante fotografie, tante immagini, tanto cinema, tanto immagini in movimento, e così è l'arte contemporanea. L'arte contemporanea da un momento di grande astrazione è passata ad un momento di maggiore, con tutte le proporzioni, infatti, chiamiamola mimeticità, che soltanto per opporla, non che copia il mondo, Dio mi salvi, ma semplicemente di maggiore o di minore astrazione, di maggiore densità figurativa, se vogliamo chiamarla così. Questo è interessante perché da tutte e due le parti le nuove, come dire, giocano così, con una strategia che io definirei così. Una volta qualcuno mi aveva chiesto che cosa pensavo appunto dei problemi dell'arte, eccetera, eccetera, dicevo semplicemente che quello che ci interessa non è né la mimesi, l'arte e la scienza copiano il mondo, sono lì per riprodurlo, ripresentarlo, eccetera, né la matesis, cioè né la sua rappresentazione schematica, eccetera, eccetera, ma io la dico la semiosis, cioè semiosis vuol dire costruzione di significazione, che significa né mimesi né matesis, né astrazione da una parte né dall'altra parte mimetico. Allora vediamo come se la prendono. Cominciamo con l'arte, poi parleremo della scienza molto rapidamente. Vedrete che riprendo alcune cose che sono state dette molto chiaramente da Tiziana. E noi ci preoccupiamo molto spesso del tipo di memoria che ci portano le nuove tecnologie. Cioè abbiamo delle tecniche oggi di accumulazione di memoria. Sapete molto bene che molto spesso è una memoria passiva, cioè il massimo di informazione che si può avere. Wikipedia, bellissimo esempio, ci hanno messo dentro una quantità di enciclopedie, continuano a metterle, eccetera, eccetera. Wikipedia è un esempio perfetto di memoria passiva, cioè memoria depositata, che può essere utilizzata attivamente, ma che è passiva. Gli studenti la usano in maniera passiva, cioè da cut and paste e ricostruiscono. Però guardate che ci sarebbe un modo straordinario di utilizzare la memoria, ed è proprio questo. Abbiamo uno strumento, si chiama arte. Guardate che l'arte è uno strumento molto curioso, perché molto spesso noi in alcune opere, cioè che so io, rileggete Dante come dicevamo prima, o guardate la Modotti, e vedete che siete in grado di trovare delle significazioni che prima probabilmente lo stesso autore non ha messo. Su Dante lo sapete benissimo, il grande problema è cosa stiamo mettendo dentro che lui magari non sapeva. Di qui un disperato tentativo di trovare quello che veramente diceva e sapeva. La risposta, naturalmente, è che questo non è il problema. Perché il problema dell'organizzazione artistica è proprio questo, la memoria futura. Cioè, l'organizzazione artistica, nella sua composizione e strutturazione, consente non solo il riconoscimento storico di quello che è contestuale, di quello dentro cui è stato investito, ma è stato investito anche qualcosa di molto più, cioè sollecita
un investimento di significazioni e di memoria che probabilmente non era nell'investimento iniziale per la sua forma organizzativa. Cioè, un'immagine figurativa, un'organizzazione poetica consente la organizzazione, il ripensamento di elementi che noi non avevamo pensato, ma che improvvisamente scopriamo che avrebbero potuto essere detti. Guardate, avete visto quell'immagine di questo bambino? Bene, lo avete visto da un certo punto di vista. Quindi non sapete che cosa ha sotto la pancia e non sapete com'era la sua faccia. Questo significa semplicemente che il fatto di avere un punto di vista rivela un certo numero di informazioni, ma ovviamente occulta altre informazioni. Il punto di vista è fatto per occultare delle informazioni, oltre che di rivelarne altre. Cioè c'è una complementarità, supplementarità, chiamatela come volete, tra quello che diventa pertinente da un punto di vista e no. Il caso di Tiziano ha fatto vedere molto bene che questa opposizione tra movimento, inerzia, eccetera, eccetera, il corpo fermo, eccetera, eccetera, sono uno degli effetti e del modo con cui è stata organizzata, ripresa, questo elemento che ha una verità, se oso dire, precisa, ma che nello stesso tempo è stato costruito in una certa maniera. La domanda, sapete molto bene che le strutture prospettiche, guardate le cose che avete dietro di voi, cosa c'è dietro quel bambino? Cosa c'ha dietro? Che noi guardandolo da così non vediamo. Siete convinti che tutto continua esattamente come... No, probabilmente c'era qualcos'altro dietro. E noi in ogni caso possiamo pensarlo. Possiamo per esempio pensare di cambiare la prospettiva e di rivelare che nascondeva dietro di lui, che so io, un fucile o un libro. Era l'estetica di quel periodo. Allora, l'idea dunque della possibilità che a un certo punto noi rileggiamo dentro un testo articolato dalla dimensione artistica elementi che non erano previsti dall'elemento stesso, ebbene è una delle ragioni per cui l'arte è uno dei grandi operatori di conoscenza non del presente e non del passato, che è una banalità terrificante, no? È chiaro che Dante rivela quello che pensavano nel Medioevo, ma pensate alla possibilità che è stata fatta successiva. Vi faccio un esempio banalissimo, visto che parliamo di Dante, perché mi è venuto in mente a causa del bel lavoro del nostro amico fisico. Vi ricordate che Ulisse parla nella Divina Commedia e sta dentro ad una fiamma biforcuta in cui c'è Ulisse e Diomede. Diomede non dice niente. Adesso noi diamo la parola a Diomede. È possibile per voi prolungare questa storia e dire, ok, cosa diceva Diomede di quello che diceva Ulisse? Esempio. Un altro esempio molto banale. Sapete molto bene che una cosa che ha affascinato, io sono di Rimini, che ha affascinato la Francesca da Rimini è il fatto che quando Dante chiede sistematicamente a voi due, che cosa vi è successo? Quando è che avete cominciato ad amarvi, eccetera, eccetera, vi ha portato a questa morte? Risponde solo lei. Paolo, io mi chiamo Paolo, non dice una parola. E tutte le volte che lui forse, poveretto, aveva voglia di dire qualche cosa, lei va avanti e parla lei. E tanto è vero che lui tutto quello che può fare è piange. E Dante, per solidarietà maschile, presumo, viene. Allora, cosa si può fare? Dare la parola a Paolo. Io ho fatto una conferenza che c'era scritto, nelle mie passioni eclettiche, che si chiamava La parola a Paolo. Cioè, che cosa avrebbe detto in questo caso? Allora, vedete, la strutturazione dell'organizzazione del discorso artistico, sono esempi molto banali, consente, per così dire, una memoria futura. Cioè la possibilità di utilizzare delle articolazioni interne, come al solito nostro, binarie, ma questo è un caso particolare, che consente uno sviluppo, una crescita, un aumento, una variazione, sequel, prequel, tutto quello che volete, per esempio nel racconto. Ecco dunque l'idea che io penso davvero che l'arte pensi. Ma la cosa più interessante è che non è che pensa adesso o pensava allora,
ci fa pensare anche domani. E questo mi sembra più interessante di quello che si dice di solito. C'ha una, come dire, c'ha una memoria futura. Si dice pure in italiano, molto bene, a futura memoria. L'arte è a futura memoria. Bene, passiamo adesso alla cosa più seria che è la nostra, che è la scienza. Guardate, oggi ci ritroviamo davanti ad una serie di banalità terribili. Da una parte, quello che chiamo cote mortale dei luoghi comuni. Allora, eccolo il luogo comune. Ce ne sono due. La prima è molto semplice. Esistono delle motivazioni scientifiche, ecco la scienza, per parlare dell'arte. Queste motivazioni scientifiche sono molto semplici. Si trovano quali sono le ragioni, per esempio biologiche, fisiologiche, fisiche, eccetera, eccetera, per spiegare un'operazione artistica. Nel libro di Levi-Leblanc c'è una tragica lista di stupidaggini che hanno detto degli scienziati per spiegare le cose artistiche. Ne aggiungo una io, un articolo molto documentato che spiegava che se De Chirico usava quei colori perché aveva dei disturbi agli occhi. C'è una lista di sciocchezze di questo genere, per cui, certo, voi direte, ma non è la vera scienza. Calma, cosa sia la vera scienza non lo sappiamo così bene. Diciamo che molte persone usano la terminologia e anche una strategia scientifica per provarlo. Guardate che io pretendo che la neuroestetica si esponga molto a questo tipo di problemi. Ed è molto delicata la questione. Sapete che la neuroestetica utilizza delle strategie di significazione per ricostruirla molto complessa a livello sperimentale, certamente validissime all'interno, perfettamente valide all'interno del laboratorio dentro cui è stato fatto, ma difficile da esportare. Potrei farvi un mucchio di esempi, ma ve ne faccio uno semplicissimo che ha colpito molto. Hanno tentato di recente di verificare quali erano strategie che conoscete molto bene, molto invasive, bisogna fare delle iniezioni, star seduti, avere una cosa sulla testa, non è proprio quello che si chiama la percezione artistica immediata, certo, ma non importa, all'interno della sua logica è perfettamente vera e corretta. Ma hanno tentato di unificare le metafore e di vedere quale zona del cervello attivava le metafore. È stato fatto con grande pertinenza, eccetera, e hanno localizzato un certo numero di problemi. C'è un solo problema, molto delicato e secondo me definitivo, cioè che quando si sono utilizzate delle metafore, senza saperlo, senza guardarlo, alcune metafore del tipo il collo della bottiglia, le gambe del tavolo, eccetera, eccetera, si sono attivate altre parti del cervello, per la semplice ragione che c'è una radicale differenza fra un certo tipo di metafore, come colombe dal desio chiamate, e l'altro che si dice molto semplicemente le ali del mulino. Cioè, in altri termini, il cervello non reagisce nella stessa maniera, in quel caso sperimentale, a quelle metafore per la semplice ragione che non sono le stesse metafore e vanno differenziate nella loro forma e nel loro significato, nella loro stabilizzazione progressiva, che è molto diversa da altre culture. Non ci sono in cinese gambe del tavolo. Ha una parola specifica per dirlo, ma non solo, questo sarebbe più grave, ma ancora peggio, sappiamo dai nostri amici cinesi che sono stati sinologi, che ci sono pochissime metafore nella poesia cinese, che la poesia cinese è interamente dominata dall'allusione e non dalla metafora. E anche lì bisognerebbe testare cos'è un'allusione. Sapete che testare un'allusione è ancora più complicato. Perché mentre la metafora è una messa in correlazione tra due elementi, la donna e la rosa, per dire scemenze, ebbene, dire qualche cosa che tocca all'altro di interpretare, ma di cui voi potete sempre dire io non l'ho detto, è un po' più complicato. Va bene, temo fortemente che la neuroestetica abbia molto lavoro da fare. Fino attuale ho letto molte, molte sciocchezze, dette da un signore che si chiama Zecchi, ma però noi poi lo sapete, lo possiamo discutere come volete. Adesso abbiamo un problema, i tentativi degli scienziati sono spinti molto in là, c'è Berkhoff, che è un esempio, non è mio, è del nostro amico Levi-Leblanc,
ha dato negli anni 30 una eccellente definizione della misura dell'estetica. La misura dell'estetica è M uguale O barra C. Sarebbe molto simpatico. Soltanto che O è l'organizzazione, barra C, tenetevi forte, e la complessità. Allora, organizzazione e complessità. Certo, se potessimo definire che cos'è un'organizzazione e potessimo definire cos'è una complessità, saremmo tutti a posto. Il fatto di avere sostituito la M, la misurazione estetica, con due elementi di cui non abbiamo definizione, ci avvia ad un problema molto delicato, quello in cui si dice che in certa misura le gran parte dei discorsi che fa la scienza oggi sono sull'arte, sono belli, che la scienza studia le organizzazioni artistiche e ha essa stessa una bellezza nella sua organizzazione. Allora vorrei farvi subito un esempio imbarazzante. E l'esempio imbarazzante è che mentre gli scienziati hanno l'aria di sapere molto bene quello che sia arte, tanto è vero che dicono che noi possiamo produrre un oggetto artistico o analizzare un oggetto artistico, purtroppo questa cosa non è condivisa dagli artisti. Cioè gli artisti hanno dell'arte un'idea tale che se andate a un artista oggi gli dite lei vuol fare una cosa molto bella, vero? Questo dice ma lei è matto. Molto cosa? Bella. Allora con Tiziano abbiamo fatto, ma oggi l'estetica è molto conosciuto, lo studio non del gusto ma del disgusto, e vi assicuro che la maggior parte dell'arte contemporanea gioca a fondo delle problematiche del disgusto proprio per forzare. In ogni caso non ha più nulla a che vedere con quello che si considerava l'arte, cioè per esempio la simmetria, per esempio l'economia nella definizione, cioè nella maggior parte dei casi gli artisti nella loro definizione di cosa sia la bellezza rischiano di prendere, di scambiare per artistico come criterio alcuni parametri molto sicuri di che cosa? Ma dell'arte classica e certe volte neoclassica, che come sapete è molto decorativa nei cimiteri. Cioè in altri termini l'artista oggi se prende i canoni di Policleto rischia davvero di non capire quali sono come sono l'arte contemporanea. Andate alla Biennale lo vedete subito. Ancora, ma giusto per semplificare le cose, il nostro un amico che conosciamo bene, che si chiama Odifredi, e che è convinto, per ragioni misteriose, che Bach sia l'estrema forma della musica, ed ha perfettamente ragione, siamo tutti bacchiani naturalmente, poi il giorno in cui ha sentito ha sentito un testo di Luciano Berio ad un livello molto alto di voce, senza strumenti, a cappella naturalmente, sinfonietta, si è alzato e è uscito inorridito. Lo capisco benissimo. Allora, dunque, e la questione è che noi dobbiamo fare una piccola riflessione sulla quale vorrei interrogarvi. Il nostro amico Goodman, che come vedete è un riferimento per almeno per noi due, ma credo anche di più, è uno dei principali studiosi di estetica, ha scritto un articolo fondamentale. L'articolo è il seguente: non c'è nessuna definizione ontologica essenzialista di che cos'è l'arte. Primo. Secondo, quando si parla d'arte non bisogna dire, non bisogna porre la domanda cosa, ma bisogna dare la domanda quando. Guardate che, tenetelo presente, mi raccomando, lo so che la maggior parte di voi lo trova banale, ma diamone tutte le conseguenze. Quando è arte è una domanda corretta. Certe volte non lo è, certe volte sì, ma dobbiamo deciderlo. Che cosa è arte? Non vi provate a farlo. Ci abbiamo provato per 2000 anni, credo che non valga la pena. La cosa interessante è di sapere quando, quali sono i criteri, quali sono le organizzazioni e come funziona. Allora, ricordate inoltre che agli artisti è inutile chiedere quando, se quello sta facendo è arte. Se volete hanno delle risposte, non vi preoccupate.
se gli fate un'intervista ce n'è sicuro. Avete mai sentito un artista in un'intervista criticare la propria opera? No, mi pare ovvio. Quindi non fate interviste, mi raccomando. E se non fate interviste, vedrete che gli artisti parlano molto di problemi tecnici, di problemi di soluzioni di questioni. Parlano mai dicendo, e questa è arte, non è arte, sì, per me l'arte è questo. Sì, naturalmente. Ma serve in quel momento per uno scopo preciso di orientamento. Credo che succede così anche con la scienza. Credo che gli scienziati sono scarsamente interessati, soprattutto non seguono mai lunghi corsi su di epistemologia generale, a differenza delle scienze umane, le scienze dure non hanno corsi di epistemologia generale. E quello che fanno ha valore epistemologico fondamentale, ma il modo con cui ne parlano per sollecitare, per creare quello che stanno facendo. Gli argomenti epistemologici non sono in terza persona, sono in prima e seconda persona. Io te, io faccio questa, tu cosa fai, lui fa quella cosa lì e così via. Benissimo. Allora, credo di avere, non voglio riprendere invece quello che ha detto prima Tiziana sull'idea della maggiore libertà, eccetera, volevo semplicemente proporre una parola, di solito non ha successo, ma uno ci può sempre provare. Avete notato che la parola scienza, se dovesse dare un aggettivo, dovrebbe dare scienziale, no? Provate a fare l'aggettivo di scienza. L'aggettivo di scienza è scientifico. Che cosa vuol dire? Far scienza, scientiam facere. Perché, mentre invece la normalità da normale, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza mette in evidenza la dimensione del suo fare. E questo tenetelo presente. Lo dico solo perché può essere utile per il problema che ha sottolineato anche Tiziana, credo. Oggi sempre di più siamo davanti a un fenomeno di artificazione generale. Cioè, sempre di più ogni disciplina, ogni pratica, ogni attività va verso lo scientifico, scusate, verso l'artistico. Il cinema verso l'arte. La fotografia verso l'arte, in maniera crescente. Ed è, a mio avviso, molto, molto importante, ma sta succedendo per tutto, anche per la danza hip-hop. Hip-hop oggi è considerato una pratica artistica, come jazz, che una volta non era arte, poi è diventata arte. Tutto sta diventando arte oggi, è interessante. C'è dunque una specie di artificazione generalizzata. Allora io volevo proporvi il sostantivo artificiere, al posto di artista, uno che fa arte è un artificiere. Va bene, andiamo verso la conclusione e mostrare qualche immagine. Allora, prima affermazione, ma molto rapida, del nostro amico Leville-Blanc sulla questione se la scienza è bella. Risposta. Ci sono delle formule molto belle, per esempio il teorema di Fermat, la dimostrazione è complicatissima e illeggibile, mentre è perfettamente leggibile la formulazione. E la questione è, deve essere elegante la formula o anche l'applicazione? Ancora, do una citazione che mi piace molto. La scienza è quel posto dove un bel teorema è smentito da un bruttissimo fatto. Mi è sembrato molto convincente anche quello. E diciamoci la verità, tutte le immagini che vediamo, bellissime, di scienza, eccetera, eccetera, quello che Tiziana chiamava il techno kitsch, se voi aprite il Corriere della Sera, tirate fuori, vedete l'inquadratura di un insetto moltiplicato per 500 che si vede in maniera straordinaria, inquadrato perfettamente al centro con un certo tipo di colori aggiunti, bellissimo. Un mio amico ha tentato di persuadermi che i frattali sono intrinsecamente belli. Poi mi ha mostrato delle immagini in cui tutti i frattali erano di falsi colori. Falsi colori non è un insulto per uno scienziato, è un modo per metterli in evidenza, ma non mi dite che è bello il frattale, è bello il frattale. Lo stesso dicasi per le fotografie meravigliose delle galassie, che sono tutte trattate cromaticamente in una maniera specifica e molto regolata.
però non, quando ve le fanno vedere, poi andate a guardare dentro un microscopio, poi andate a guardare in un telescopio e la delusione, ve lo assicuro, è molto grande, molto molto grande. Va bene, io farei una conclusione prima di mostrarvi alcune immagini che invece mi sembrano belle. Le immagini prendono veramente poco. La questione è molto semplice. Io credo che c'è nell'arte e nella scienza qualcosa in comune. La capacità di illuminazione del contesto. Non l'idea che il contesto spiega l'opera. È il contrario. È l'opera che riesce a creare intorno dei contesti così singolari, nuovi, che una ragione di dire eureka. Ma eureka non è perché hai scoperto una cosa, è perché hai scoperto che quella cosa improvvisamente ha cambiato il senso di tutto quello che gli sta intorno, ha creato relazioni. È che l'arte ci propone delle forme di sensibilità nuove e originali, per cui è in qualche misura come se riattivasse o ci trapiantasse un senso nuovo. Grazie.